Allora, dopo la Platinum League di ieri sera, venerdì, comincia il girone del sabato pomeriggio, la Silver League. Si apre con un big match in questa giornata numero 3 della 14ª edizione dello Sbordone League FC. Tonino e Morecambi in campo. Tonino che ha esordito la settimana scorsa battendo gli Asmatici per 6-0. Il Morecambi invece che ha già 6 punti dopo due partite, guarda tutti dall'alto in Silver, avendo vinto con gli script. Nella giornata numero 2, all'esordio, anzi, alla giornata numero 1, invece la settimana scorsa, contro il Yoga Bonito, quindi già partitissima nel girone di Silver. Mentre il venerdì c'è l'Ajax che scappa via in Platinum con 9 punti in 3 giornate. Sale Allen per Rotta, il gioco in verticale, 5 grano, va rinvio, trova Padu. Il sole dov'è oggi? Sempre alto. Palla dentro con le mani, c'è Gatta. Palla dietro a 5 grano. Panferino. E allora, le formazioni che non abbiamo ancora detto. Il Morecambe, 5 grano in porta, difesa 3 con De Selva al centro, di guida a sinistra, Manferino a destra, piacevole Tonacci, Gatta al centrocampo alle spalle di Paduano, nessun cambio per la formazione in maglia rossa. Mentre l'FC Tonino delle donne in porta al centro, vediamo un po' se gioca a Rubinè, no, per Rotta. Ai lati ci sono Rubinelli, Allen a sinistra, tu abbiamo detto D'Andrea. Ok, Terzino Piemonte, da qui lui ha dato. Piemonte a sinistra, centrocampo con D'Andrea, De Magistris e Adamo, avanti Lorenzo Rubinelli. Un gol per lui, la prima uscita. Gioca avanti Panferino, colpisce Rubinelli. Allora 5 grano, lascia scorrere sul fondo. Alta la pressione dell'FC Tonino. Esce bene il Morecambe con Tonacci che va da Gatta. Ancora Tonacci. Gatta ancora, gliela ridà. Sterza. Si va da De Magistris, palla dietro, il destro 5 grano. Subito mani piedi. Cercare Padu, per Rotta in anticipo. Mette giù e va da De Magistris. Tocca in verticale, ancora per Rotta che sale, grande intervento di De Siervo. Ancora 5 grano, ancora mani piedi. Non arriva Padu. Palla dentro per Rotta, poi Gatta, tiraccio, ma occhio a Tonacci che prova a tenere questo pallone in campo, riesce, ma c'è la chiusura di Piemonte. Che conquista anche la rimessa. Per Rotta. Sinistro verso De Magistris, molto largo. Prova di mezzo esterno, gran palla per D'Andrea. Altro triangolo, Manferino chiude la diagonale, tacco di Tonacci, poi per Rotta. Velo di Piemonte, tocco di D'Andrea. Piemonte lotta con Tonacci, passa lui. Leva anche il pallone ad Adamo, Gatta mette un piede, Manferino anzi piacevole per la Blonde. Cerca Padu verticale, spalla alla porta, il tanque si gira, tanque Padu, fuori. Sciabolata di là per De Magistris.
Cioè, ho i pixel più ordinati. La risoluzione dell'immagine. Sì, è più ordinata. Sta un po'. Attenzione a questo errore con Rubinelli che quasi viene lanciato in porta. Si fa con le mani di Andrea. Per rotta. Poi palla dentro, lunga per tutti da parte di Andrea. Porto cross forte. Ma lo vedi storto o sbaglio? Poco. Ok. Sinistra un po' più alto. Ok, sì. Parte il destro di Adamo. Blocca 5 grano. Occhio, un'altra palla quasi persa al limite dell'area. De Magistris resiste all'urto. Numero di De Magistris. Poi si allunga troppo. Quanti meme si possono fare con i primi piani? Padu. Perché che hai fatto? Fammi vedere come piano. Quando vedi arrivare Signoriello. Palla verso la blonda che palleggia al limite. L'aria va giù, tutto regolare. Vediamo un po'. Occhio che si lancia per rotta. Uscito il pallone. Buona. Scontro con De Siervo. Gran chiusura di Riccardo De Siervo. Poi arriva D'Andrea. Alza il pallone. Tonacci giù. Carminotto, mi pare. Alta. Qua la conclusione di Rubinelli. L'ascesa di Jenny De Magistris, il cross, il pallone che viene ribattuto. Tonio, tu il tabacco, c'è il tuo cazzo. Tu stai prendendo una brutta piega. Fammelo vedere, perché lo cancello? Che cosa gli devi far vedere, Antò, che cosa vuoi vedere da Iori? Che vuoi vedere, cazzo? Voglio cazzo mio. Voglio il COVID 27 giugno, vado a la sciampagna e acqua. Palleggio di Gatta, di Guida. Vado a fare sulle frasi. Piemonte, la tocca. Bella il triangolo. Intanto c'è una conclusione, ragazzi. Se stanno volando, secondo me. Mettete un meteo. Senti che cosa? Di luglio. Padu, controlla. Poi destra verso, occhio a Gatta che recupera. Mette il piede di Magistris. Adamo lo invita a salire, gran palla. De Magistris larga, sempre 0-0. Yuri, la smetti di mettermi in loop. Gatta calcia, occhio al disimpegno di delle donne che smanaccia in corner. Corner per il Morecamb. Cross di Manferino morbido. Per rotta non la trova. La trova invece Adamo che da metri al pallone. Che torna da 5 grano. Controlla e prova a salire. Occhio al destro. Allarga benissimo a Tonacci. Che palleggia e prova a resistere su Rubinelli. Tonacci passa. Conquista un corner. Vediamo chi lo batte, dovrebbe esserci la blonde, quindi salgono le torri di Guida, Padu, Gatta. Palla nello spazio, non arriva Piemonte che era sceso. Sempre 0-0, non si sblocca per ora Morecamp Tonino. Si va centrale, Adamo, De Magistris, cerca il destro, debole, facile per 5 grano che va con le mani subito da Padu, sportellata di Perrotta che dirige lì dietro. Sale Piemonte, va da Andrea, cerca un compagno, si riappoggia a Piemonte, destro in porta, 5 grano, destro in avanti, cercare il tank è lungo.
Rubinelli, una schifezza, cos'era quella cosa? Non si saprà mai. Gatta palleggia, Piemonte anticipa Manferino, la tiene in campo, prova ad andarsene. Manferino chiude, occhio alla cassa. Rimessa per il Morecambe, già battuta per Padu, che viene commesso fallo su di lui. Vediamo un po'. Parte la Blonde, salva delle donne. Gatta sul primo di guida, ha provato l'avvitamento. Qua c'è un palleggio e poi De Magistris che prova a saltare di guida, non riesce, mette in rimessa il difensore del Morecambe. Destro largo di Rubinelli. 5 grano, va lungo, salta Rubinelli, mette in rimessa laterale. Dentro con le mani, Rubinelli allontana, alza Adamo. Sul pallone, in qualche modo Manferino, poi non la vede. Adamo sì, e controlla. Taglia il campo centrale. Destro di Jacopo Adamo, blocca ancora 5 grano. Poi si va con le mani, anticipato da Perrotta Paduano. Va ad Adamo, colpo di testa dei Magistri, da regista di testa lì, eh. Gran palla e poi di guida mette in corner, ora salgono i ragazzi del FC Tonino con De Magistris che va giù. Magnadilla. Calcio di punizione, va Adamo col destro. Dentro, secondo palo, lunga per tutti. E c'è anche la fine del primo tempo su questa azione, 0-0, reti inviolate tra Morecambe e FC Tonino, in una sfida tra due squadre che per ora hanno giocato 3 partite e le hanno vinte 2 il Morecambe, 1 il Tonino. Iniziata la ripresa tra Morecambe ed FC Tonino, siamo sempre 0-0, non si è sbloccato il parziale qua De Magistris, prova a dare dei numeri, ma c'è la Blonde che intercetta e serve dietro, 5 grano che va da di guida, ai ai ai, pasticcio difensivo. Che è? Palla dentro, salta Rubinelli al volo, non la trova, di guida nemmeno. Poi Padu, aia. Io ti vedo male, Anto. Anto, io ti vedo male là, eh. Tonacci, alta. Palla centrale, Adamo, poi Tonacci in angolo. Calcio d'angolo allora, rasoterra, tocco dietro, Allen, miracolo di 5 grano, cosa ha preso, mamma mia. Tocco subito dietro, 1-2, parte un cross lungo per tutti, ma cosa ha preso 5 grano, mamma mia. Sempre 0-0, ma a questo punto per il volere di Luca 5 grano che ha compiuto un vero e proprio miracolo, qua Gatta ha la possibilità di battere con le mani. Palla a Padu, Rubinelli di testa allontana, poi De Sirvo in grande anticipo. Ma questo è vuole battere lui. 5 grano. Invece va da Manferino che cerca un destro. Sale Piemonte, perde il contatto col pallone, Tonacci. La gira Rubinelli di prima, non trova nessuno. Cinque grano, di testa, occhio. Occhio ancora. Punizione. C'è Kvar, era fuori. Occhio sul fondo Perrotta, anzi Adamo. 5 grano, parte il lancio lunghissimo verso Padu, salta Allen, rimessa Morecambe,
torna avanti la formazione di Tonacci, sempre 0-0, ricordiamo il parziale. Siamo alle mani di guida, Allen di petto, ingabbiato da Di Guida, sbaglia il pallone con le mani, il More Camp subito, Pato in aria, destro deviato delle donne. Ora sale Piemonte, taglio di De Magistris, Piemonte lo cerca, 5 grano anticipa. Gatta, cerca un compagno, salta di servo, piacevole dietro, Manferino male, esce 5 grano, devia, angolo. C'è un calcio d'angolo, un pallone che ha un effetto strano. Non c'è contatto qua su De Magistris. Altro rinvio alla brasiliana di 5 grano, una cannonata che per rotta sistema con l'esterno, poi però no, riesce anche a gestirla benissimo questa palla. Si appoggia ad Adamo che però scarica male il pallone. Rubinelli. Fondo. Sale Perrotta. De Magistris. Lungo linea per Perrotta, gran numero su Di Guida. Mette in mezzo. Sul fondo. Prova ad andarsene De Magistris. Contro due, va in velocità. Questo cross, 5 grano attende il pallone, blocca. Va direttamente con le mani a cercare ancora Padu. Colpo di testa delle donne, blocca. Sempre 0-0, palla lunga di Piemonte, trova De Magistris, prova un controllo e via, vediamo un po' se la tiene in campo, si accontenta del corner. Avanti il Tonino, palla dietro, 1-2, palla ancora rasoterra, 5 grano che blocca. Attende qualcuno, deve ancora andare da Padu, lungo, troppo. D'esterno, De Servo chiude, piacevole e poi Piemonte. Perrotta, De Magistris, punta di guida, va da Adamo, doppio passo sterza, occhio al destro, eccolo, blocca ancora 5 grano, che va lungo e salva ancora Allen Perrotta. Ma si è coperto tutto il cielo, sì. Sempre 0-0. Di guida tende forse troppo, no, riesce a gestire, si va con le mani, cerca Padu. Però quando vieni incontro... che cos'è? Volle Toti. Grande chiusura di Manferino. Gatta dentro senza guardare. Adamo De Magistris lascia scorrere troppo. Ricordo un bambino. Non mi piace molto quando sorrido in foto. Se è bella pure se ridi. Con l'occhiale vintage. Oh, 5 grano. Mentre schioppa danzava. Infatti. Infatti non la possiamo mettere nelle top save. Palla dentro. Cercato De Magistris che controlla la punta di guida. Prova un sombrero e lo fa. Attenzione, numero De Magistris. Alta. Lancio di 5 grano, sbagliato. Marco sta arrivando. Marco sta arrivando Caezza. Salutiamolo Checco Caezza, che grande. Ciao Checco. Parte il cross di Tonacci. E ancora il More Camp. Palla dentro Padu. Delle donne. Smanaccia la rimescola. Gatta anticipato. Padu. Si salvano. Di FC Torino. Parte il cross. Ma ieri. Sul 5-0. Lungo il tiro dei Magistris. Largo di poco.
Ma era bello proprio. Si è coordinato bene, il fortuna ha preso la misindosetta, ah. Sennò era una tarantella. Però se lo prendevi all'inizio era top. Stavo parlando con un palumbo. C'è la dinamica dell'azione. Manferino. Bella. Fatta bene. Allen gira, sempre 0-0. Triangolo per rotta, Piemonte. Ora Damo un po' si è staccato. Esce Manferino, ma sbaglia. De Magistris, ancora in presa. 5 Grano, che poi va con le mani avanti. Trova il Padu, che riesce ad agganciare e tirare. Deviata delle donne, due tempi no, corner. Dalla battuta c'è Gatta. Cross sul secondo palo, si coordina Tonacci. Per rotta, Dametri, controlla quasi magicamente De Magistris. Si poteva trovare tutto solo davanti a 5 Grano. Con le mani e poi Piemonte, De Magistris, col tacco chiude Manferino. Alza il pallone. Per rotta chiude, evita l'uscita del pallone, viaggia centralmente, De Magistris prova a saltare la blonde, fa sedere Manferino, 1-2, De Magistris in aria, De Magistris, 5 Grano, recupera. Va con le mani ancora per Padu, che controlla e la difende, Micino Gatta sul fondo. Rubinelli col piatto, De Magistris sfitta di corpo e poi sterza, non la mette, punta di guida, la salta, mette il piede di guida, arriva Adamo, destro d'esterno, fuori. Bomba alta di 5 Grano, Padu non la trova. Qui Adamo, per rotta Adamo. La porta e va da Rubinelli, che prova un tunnel. Di guida però chiude tutto. Tonacci va da Gatta. Un po' di spazio in maregamba per attaccare centrale. Sbaglia Gatta. Manferino. Tonacci di tacco. Piacevole. Torna dietro. De Sirvo alza un campanile. Sul petto di Piemonte, che gestisce per D'Andrea. Che sterza su Piacevole, che poi cestina in avanti. Rubinelli di testa, non trova un compagno, trova Manferino, che lotta con De Magistris, passa e va centrale sbagliando, troppi errori ora in mezzo al campo. Rubinelli si gira, cerca un destro, 5 Grano fa allargare Gatta, prova a servirlo, anticipo di Rubinelli, parla per il fratello. Rubinelli saltava bene, ancora Rubinelli di destro, fallo di l'altro Rubinelli. Gatta mette questo pallone nell'area, delle donne in presa. Piemonte, Piacevole lo disturba, Manferino poi la spara su il suo compagno. E allora De Sirvo in anticipo, ottimo. Manferino, rimpallo, rimessa Morecamb. Padu spalla le porta, contro Allen per rotta, c'è fallo stavolta, lo maltrattano. Parte Paduano, palo esterno. Che vuol dire se lo sono? Palla dietro, attenzione, De Sirvo, anzi Piacevole, destro qua largo di Rubinelli. Ok, quell'area. Gatta la perde. Spara via Adamo, De Magistris di sbrima. Per rotta, 1-2, prova a correre De Magistris, mette in mezzo un pallone deviato. Sarà un altro calcio d'angolo per l'FC Tonino, che si riaffaccia nell'area del Morecambe. Vediamo un po'. Cross di guida col piede. Padu prova addirittura in porta. Chiama 120 secondi di recupero il direttore di gara Collaro. Lancio dentro di Piemonte, pugno di 5 Grano. Poi per rotta Adamo destro sinistro.
lunga per 5 grano, cerca Tonacci che incolla, prova a girarsi su Rubinelli con un gran numero, ancora la blonde, Adamo riparte, di guida chiude, Gatta 3 contro 3, fallo. Grande intervento Rubinelli, c'è il giallo. È la seconda partita, venerdì scorso è finita 0-0 Ajax Feyenoord, no, Feyenoord Manchester City in Platinum. Vediamo se finirà 0-0 anche questa. Il pallone per De Magistris che punta Manferino, spalla contro spalla, va fino in fondo i geni De Magistris, si gira sulla linea, lo ostacola Manferino, lo sgambetta, punizione, il primo minuto se n'è andato, forse anche un minuto e mezzo. Sempre 0-0, se finirà così le altre della Silver proveranno ad approfittare di questo passo falso della capolista. De Magistris allontana Tonacci, Piemonte mescola dentro, Padu di petto, anticipa anche il portiere, poi Rubinelli la prende, De Siervo altissimo, Rubinelli, attenzione al destro fuori, fischietto in bocca per Collaro, 0-0, Morecamp, FC Torino, il secondo 0-0 di questa 14ª edizione dello Sportone League. E allora termina 0-0 Morecambe e FC Torino, erano due squadre che avvicinavano un po', che erano a punteggio pieno, poi con una vittoria a 3 punti, poi con 2 vittorie. Partiamo prima dall'FC Torino, dopo il 0-0 non sono arrivati gol oggi, che è successo di davanti, però diciamo che le ho fatto una brava volta. Senti, un pareggio, siete ancora imbattuti, il percorso del FC Torino appena iniziato, dove vedi la tua squadra nella Super League? Dove puoi arrivare? La squadra avversaria era appunto i giochi in appunto. Siete stati protagonisti perché siete due difensori centrali, anche De Siervo, Poggi, Fabiano Santacroce, hai dato una grande mano oltre al tuo portiere per i 4 anticipi netti. 0-0 però può essere un passo indietro, oppure piano piano si costruiscono anche altri percorsi di campionato. Ma secondo me si costruiscono queste partite. Il pareggio è stato giusto, la mia partita è equilibrata, forse ha avuto un'occasione di noi. Secondo me è meglio quando giocate palla a terra che quando lanciate troppo palo, eh. Non bilanci oggi, non bilanci troppe palle. Complimenti ragazzi, fatevi un abbraccio, 0-0 Morecambe e Torino, complimenti.